Da Magione non si fermano i trofei moto estate, è arrivato il momento dell'altra categoria entry level del panorama delle MS. Parliamo della Race Attack 1000, 8 giri infuocati, ma infuocati nel vero senso della parola, perché fa un caldo pazzesco qui dall'autodromo dell'Umbria. Matteo Gallane nelle qualifiche si è imposto davanti a tutti con un 1:11.779, seguito da un altro dei mastini di questa categoria, parliamo di Diego Vitellaro. Chiude la prima fila Matteo Cristini, apre la seconda Fabiano Facciolini con 1:13.534, Zecchinati al centro dello schieramento della seconda fila, Proietti chiude la seconda fila, poi Galdoni maneggia Passuello e Scaltritti a chiudere la top 10. Iniziano a decidersi anche delle sorti del campionato qui nella Race Attack 1000. Giro di boa Magione, arriva l'ok da parte di Marshall. Ora parole ai piloti. Il semaforo è rosso e si spegne in questo momento. Buona la partenza da parte di Vitellaro, bruttissima invece quella di Gallan. E Cristini prova ad insidiare Vitellaro, no, perché Vitellaro stacca forte, cura uno, mette fuori la gamba di salvataggio con Gallan, che però è rimasto lì e va all'esterno di Cristini e riesce a ripassarlo. Gran sorpasso all'esterno e vuole subito riprovarci anche su Vitellaro. Si mette dentro in curva 2, fuori anche lui la gamba di salvataggio, fuori il piedino, e Gallan si riprende tutto in due curve. Come non detto, partito malissimo, ma si rimette subito primo e dentro, va dentro intanto Cristini su Vitellaro in curva 3, no, perché Vitellaro gli chiude la porta in faccia, e andiamo verso il rettilineo. Occhio anche a Facciolini dietro a Cristini, lì dietro, occhio, e poi Galdoni, anche lui partito bene, male invece, brutta partenza per Zecchinati. Bruttissima la partenza anche di Zecchinati, sì, partito quinto ma è scalato indietro con Proietti invece alle spalle di Galdoni, che ha fatto una buonissima partenza. Si mette in scia Gabriele Proietti a Galdoni, partito settimo e lì in quinta posizione, in quarta, sesta posizione scusate, e Proietti si dovrebbe essere messo dentro, sì, si è messo dentro Gabriele Proietti, si mette adesso alle spalle di Facciolini e Cristini. E dicevamo, la bruttissima partenza da parte di Matteo Gallan, che però si è trasformata in un grandissimo recupero subito nelle prime due curve, non dopo tre giri, subito all'esterno di Cristini e poi all'interno di Vitellaro in curva 2, mettendo fuori anche il piedino. Si impennano un po' le moto qui sul traguardo rettilineo, che ci ricorda un po' il rettilineo del Sachsenring. A me ricordo poi il rettilineo del Sachsenring, questo di Maggiore. Le ultime due curve invece sono molto simili a quelle di Magny-Cours, no? L'ultima S, se ce le ricordiamo, quelle del circuito francese, sempre fuori la gamba di salvataggio. Eccolo qua Zecchinati, l'abbiamo detto prima, non è partito benissimo Zecchinati, vediamo tanti piloti davanti a lui, peccato perché era partito in quinta posizione, si ritrova adesso in nona posizione il pilota numero 9, partito dal centro della seconda fila. Adesso gara che sembra essere più tranquilla, ma un inizio particolarmente scoppiettante. Galdoni è partito molto bene, Gallan partito male ma subito ritornato dentro in prima posizione in due curve. Poi ci sono Cristini, Facciolini lì con Proietti, anche lui chiamato alla rimonta, perché è chiamata alla rimonta dopo aver vinto le due gare a Cremona. Gabriele Proietti lo vogliamo vedere protagonista in questa gara. Quindi ricapitoliamo un po' i primi tre: Gallan e Vitellaro, Cristini e Facciolini e Proietti, poi Galdoni, i primi sei. Abbiamo rivisto Zecchinati, che adesso è chiamata la rimonta, quindi andremo a monitorare i suoi tempi, perché ha il passo Zecchinati di questi primi qua davanti, in quadratura che ci porta sul pilota numero 23, Matteo Gallan, leader della corsa, quel numero 23 che ci ricorda un po' anche quello di Niccolò Antonelli, per chi se lo ricorda, nelle moto mondiale, presenza importantissima che purtroppo non ha trovato più opportunità ultimamente, ha rifatto anche il CEV, adesso che si chiama Junior GP, il campionato comunque europeo, un po' sparito dai radar. Niccolò Antonelli, che appunto con quel numero 23 ci ricorda la presenza di Matteo Gallan in pista, quel numero 23 che ci ricorda il numero di Niccolò Antonelli. Andiamo con Matteo Cristini, che per il momento è qua solo in terza posizione, vediamo il abbastanza vicino Facciolini, comunque è rimasto lì, quindi vediamo se ci sono spirali di attacco, anche un po' di scia nel rettilineo, che lo troviamo posto qua al traguardo con le nostre due telecamere in questo momento piazzate sul rettilineo, telecamera anteriore e poi la telecamera posteriore che si attiva in questo momento per farci vedere i riders delle MS della Race Attack sul rettilineo. Eccolo qua Proietti, che è un po' più distanziato Proietti rispetto a Facciolini, a Cristini, mentre Vitellaro continua la sua rincorsa verso Gallan. Dopo andremo a monitorare i primi tempi, stanno per passare i piloti sul traguardo, e ricordiamo che la Race Attack 1000, oltre alla Race Attack 600, è una delle categorie entry level del panorama dei trofei moto estate. Entriamo nella metà gara, ricordiamo, categoria entry level perché appunto incentiva l'ingresso nel mondo delle corse in sicurezza.
sicurezza, spese di gestione che sono abbordabili, un pelo largo qua Cristini, che però riesce a mantenere la posizione, e poi questa categoria della risalta consente di non perdere giornate di lavoro, dato che si corre solamente di sabato e domenica. Ricordiamo che le gomme con cui corrono i piloti sono delle Pirelli V2 e siamo in regime di monogomma, sia per la risalta 600 che per la risalta 1000. Sempre vicino faccio linea Cristini, Galdoni sembra essere comunque promettente lì su proietti, forse gliela vorrà restituire, però non mi sembra essere della partita. Mentre qua davanti posizioni sempre consolidate, quindi i piloti più vicini sono qua non nelle retrovie, ma appena dietro i primi due. Parliamo sempre di Cristini e Cristini, Facciolini e Proietti. Poi appena più staccato c'è anche Galdoni. Andiamo un po' con Cristini intanto. Dai, seguiamo un po' Cristini sulla sua BMW. Alziamo il volume, dai. Ce lo stacca subito però la regia con il numero 88 che ha recuperato, ha guadagnato un po' di tempo Cristini su Facciolini, che adesso deve preoccuparsi di Proietti molto vicino a Facciolini, vuole il quarto posto e vuole anche probabilmente anche la terza, forse gli fa un po' da tappo, vediamo, tocca la riga bianca appena Facciolini e Proietti si mette all'esterno, stacca fortissimo sulla riga bianca all'esterno Proietti, sembra essere molto difficile e infatti forse fa fatica anche a fermarla per non farsi chiudere l'anteriore, deve rinunciare ad un grandissimo sorpasso, ad un grandissima idea da parte di Proietti, ma riesce a mantenere la posizione così Fabiano Facciolini, numero 5, seguito da qua Gabriele Proietti. Seguiamo, andiamo un po' con lui. Vicino comunque, rimane sempre molto vicino Proietti a Facciolini, che adesso ha perso un po' di terreno da Cristini. Andiamo a monitorare un po' i tempi. Gallane gira in 13.2, 13.7 il giro precedente, Cristini 14.1, 14.4 l'ultimo passaggio. Mentre vediamo Zecchinati gira più forte di tutti qua davanti. Zecchinati ha fatto un 13.5, è il miglior giro della corsa, peccato che sia indietro perché aveva il passo per star qui davanti. Peccato per Zecchinati, il miglior giro della corsa l'ha fatto lui, veramente peccato per la sua partenza, non ha recuperato purtroppo come Gallan, se no potrebbe essere stato uno dei protagonisti. Chiude il passaggio sul traguardo Cristini in 13.9 per il, scusate, Gallan chiude in 13.9, lo fa anche Vitellaro 13.9, buonissimo il suo giro, sta gestendo probabilmente Gallan, mette fuori il piedino, la gamba di salvataggio. Siamo con Gelsomino Papi invece partito dalla 13ª posizione, il numero 78, uno dei protagonisti della categoria, sì, della risalta 1000, si è messo all'interno lì, uno dei protagonisti, dicevamo, Gelsomino Papa, della categoria Naked, perché ricordiamo la risalta 1000 al suo interno possiede altre categorie. Intanto andiamo con Proietti, lo rivediamo dopo, andiamo con attenzione, mamma mia che è caduta, è bruttissima caduta da parte di Facciolini, che brutto ai side, gli parte il posteriore, abbiamo visto la guida particolare di Old Style di Facciolini e gli è partita e poi probabilmente si è anche un po' impuntata davanti. Bruttissima caduta, speriamo sia tutto ok. E dicevamo, protagonista della categoria Naked, Gelsomino Papa, e oltre a questa categoria abbiamo anche la categoria Challenge, in cui vediamo protagonisti altri piloti, come esempio Ravera, Rappaglia, Zanaboni e Baglieri. Passano sul traguardo, inizia il penultimo giro di questa gara, i piloti della risalta 1000. Mamma mia che bruttissima caduta da parte di Facciolini. Arriva in, a fronte alla curva 1 Vitellaro, ultimo giro per lui in 14.1. Bruttissima la caduta. Attenzione, alza una gamba Vitellaro, alza una mano anche Gallan. Bandiera rossa. E da regolamento, eccola qui, la vediamo, la bandiera rossa esposta. Vediamo poi nel luogo dove è caduto Facciolini. La moto è in pista, bandiera rossa. Vediamo, abbiamo notizie di Facciolini che è lì in piedi. Fortunatamente è in piedi Facciolini, quindi rider ok, tutto ok. Bandiera rossa per moto in pista. Quindi si è disputato più del 75% della gara, che finisce così, quindi con la vittoria di Matteo Gallan davanti a Vitellaro e Cristini. Si è corso più del 75% della corsa e quindi la gara è dichiarata valida.